cavalieri e dame, bentornati nel nostro podcast Medioevo fa storia. Siamo molto soddisfatti di come si sta evolvendo il nostro progetto e vi comunichiamo che abbiamo aperto la nostra pagina di Patreon. Per chi non lo sapesse, Patreon o Patreon è una piattaforma dove i freelancer, come noi, vengono sostenuti direttamente per i loro progetti e lavori, dando in cambio qualcosa a ognuno dei sostenitori. Vi invitiamo a darci un'occhiata, il link è sotto il podcast, e se volete sostenete il progetto. Come sempre, io sono Giovanni e questo è l'episodio 2, La guerra delle due rose. Ditemi, chi non ha mai sentito parlare di questa vicenda? Ok, molti di voi. Va bene, cercherò di spiegarvi il tutto senza farvi impazzire. Avete presente le classiche faide tra due famiglie? Un classico evento che succede sin dalla notte dei tempi e che si perpetua ancora oggi. Ebbene, l'intera vicenda si basa sulla lotta per l'ascesa al trono d'Inghilterra da parte di due rami della famiglia dei Plantageneti, i Lancaster, che nel loro stemma avevano una rosa rossa, e gli York, che invece ne avevano una bianca. Per farvi capire la portata dell'evento, il creatore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco si è ispirato liberamente da questa serie di bisticci aristocratici per sviluppare le vicende che porteranno allo scontro della casata Lannister contro quella degli Stark. Come è giusto che sia, cominciamo dagli albori. Enrico III d'Inghilterra morì lasciando in eredità il regno ai suoi 6 figli. Ora, credo che nessuno di loro volesse dividersi in Inghilterra con i 5 fratellini. Infatti, perché prenderne una piccola fetta quando si può cominciare una guerra civile? Enrico VI, un Lancaster, diventò re nel 1422, a 9 mesi di vita, e grazie alla sua famiglia aveva addirittura pretese al trono di Francia, che vennero rafforzate dal suo matrimonio con una certa Margherita d'Anjou, una nobildonna francese. Purtroppo per lui, Enrico non aveva lo stesso carisma del padre e ben presto cominciarono a manifestarsi delle crisi di pazzia che gli costeranno caro durante il suo regno. Nel 1450, infatti, i contadini del regno, capeggiati da un certo Jack Cade, porteranno delle istanze, delle pretese o richieste, come volete, al re. Tra queste spiccava la richiesta di rimpatrio del duca di York, Riccardo, che era stato esiliato alcuni anni prima in Inghilterra. Questi fece appena in tempo a tornare in Inghilterra che Jack Cade fu ucciso dall'esercito e con lui la rivolta cadde, per ora. Nel 1453 abbiamo un crollo mentale del re, che permise a dei baroni di nominare il duca di York protettore d'Inghilterra. Un falso re. Abbiamo già visto che lo stesso Carlo Martello fece una cosa molto simile molti anni prima. Nel frattempo però era nato Edoardo di Lancaster, un pargoletto del re, che fece sì che il duca di York venisse allontanato
dal trono. Non arrendendosi, i sostenitori di Riccardo scesero in campo contro la corona nella battaglia di St. Albans, dove il re venne ferito e imprigionato. Ma sua moglie? Ora, probabilmente vi aspettate l'intervento di Antonio, ma abbiamo voluto tenere il racconto senza un approfondimento a livello bellico, poiché le battaglie che sentirete nominare sono talmente prive di senso, eroismo e di una portata così minima che non ho voluto disturbare il mio collega che sta preparando un altro episodio, sempre rimanendo in quest'umida isola, più a nord però. Tornando a noi, nel 1459 Margherita si allea con i parenti francesi, che comunque verranno sconfitti dagli York. Ancora una volta Margherita d'Anjou cerca aiuto, e stavolta lo troverà in Scozia. Pochi mesi dopo, infatti, un'armata di Enrico VI avrà una sonora rivincita, con un conseguente ritorno in esilio nell'Irlanda di Riccardo di York. Nel 1460, però, il legittimo re verrà tradito da uno dei suoi generali, che lo consegnerà alla famiglia degli York. Questi suggellarono un patto con Enrico, il quale sarebbe stato re fino alla morte, per poi passare la corona a Riccardo e ai suoi successori con l'atto dell'accordo, Act of Accord. Il 30 dicembre dello stesso anno Margherita torna dalla Scozia scontrandosi con gli York. Una buona mossa questa, poiché costò la vita a Riccardo, la cui testa venne appesa ad una picca con sopra una coroncina di carta, come si usava a fare al tempo. Ma credete che sia finita qui? No. Non vi ho detto infatti che Riccardo aveva a sua volta un figlio, Edoardo, che riuscì nel 1461 a sbaragliare i Lancaster in battaglia. Tornato vittorioso a Londra, fece in modo che il Parlamento deponesse Enrico VI per farsi incoronare come Edoardo IV d'Inghilterra. Molto bene, ora che abbiamo complicato le cose perché abbiamo due Edoardo in campo e la vicenda non è finita, ovviamente la storia non ci dà tregua, poiché nella seconda battaglia di St. Albans Enrico si ricongiunge con la moglie per poi scontrarsi nuovamente con la famiglia rivale presso Chowton Dobe, dove più della metà degli eserciti fu sterminata, ovvero su 50.000 uomini in campo, 28.000 trovarono la morte. I vincitori stavolta furono gli York, che permisero ai Lancaster di fuggire nuovamente nel Regno di Scozia. Le famiglie ancora una volta non sembrano voler dare segni di cedimento perenne. Eppure, a Londra si smuovono le acque. Il consigliere di Edoardo, tale Duca di Warwick, viene allontanato dal re. E voi cosa fareste in questa situazione? Ovvio, anche io sì. Passerei immediatamente dallo schieramento opposto. Che ci volete fare? Fu proprio questo duca di Warwick che nel 1470 permise la reincoronazione di Enrico VI alle spalle di Edoardo.
Sì, lo so, sta diventando pesante, ma mi piacciono gli intrighi di corte. Ora, vi pongo un'altra domanda. In cuor vostro, non avreste cercato in tutti i modi, al tempo, di uccidere i membri della famiglia rivale in modo da non avere problemi in futuro? Ovvio che sì, deve essere la risposta. Ma in questa vicenda sembra che a tutti piaccia continuare la guerra per generazioni. Ma non preoccupatevi, sto intravedendo la luce alla fine di questo cammino. Edoardo IV si era rifugiato nella Borgogna e dopo aver ripreso le forze, sconfisse i Lancaster il 14 aprile 1470, dove il duca traditore trovò la morte. Se la meritava, c'è poco da fare. Signori, poco più di un anno dopo, il 4 maggio 1471, i Lancaster vennero definitivamente sconfitti presso Tewkesbury. Edoardo era il vincitore, aveva rinchiuso Enrico e Margherita nelle sue segrete e si fece incoronare re. Ancora. Sappiamo che Enrico infatti morirà in prigione poco tempo dopo, ma con cause, come si suol dire, misteriose, e la moglie lasciata rimpatriare oltre la Manica. Per i successivi 12 anni Enrico poté governare senza problemi, ma non era al corrente che i parenti dei Lancaster si stavano organizzando nuovamente. Vi risparmio il fatto che i figli del sovrano furono imprigionati da un certo Riccardo di Gloucester nella famosissima Torre di Londra e che riuscì a far incasinare ancora di più il tutto, visto che veramente è un casino. Facciamo quindi un salto avanti e vediamo che i Lancaster si sono finalmente rialzati per combattere un'ultima, ve lo giuro, ultima volta con a capo Enrico Tudor. Questi infatti riuscirà a sbaragliare gli York e a deporre Riccardo, che sì, nel frattempo si era fatto incoronare anche lui, e a farlo assassinare. Signori, questo era l'ultimo triste capitolo della guerra delle due rose, che finirà con la nascita di una nuova e famosissima dinastia, quella dei Tudor. Essa infatti vedrà la nascita dopo non molti anni di un ottuso, violento e incorreggibile Enrico VIII. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo fa storia e ci rendiamo conto che è stato alquanto pesante. Ma fidatevi, ho la mano sul cuore, che abbiamo cercato di rendere la vicenda il più family friendly possibile. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al progetto. Se tenete al podcast e volete ad aiutarci a acquistare nuove attrezzature, sosteneteci invece su Patreon. Come vi ho già detto, il link è in descrizione. Oltre a questo, se vi va, lasciate un commento dove ci suggerite il prossimo spunto per il nostro podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti. Da Giovanni, ossequi.